Design è un progetto di ricerca finanziato dalla Commissione Europea, dal programma Safer Internet e diretto dalla professoressa Sonia Livingston della London School of Economics. La ricerca infatti ha coinvolto oltre 25.000 ragazzi di 9-16 anni in 25 paesi europei e i loro genitori. Il dato incoraggiante che emerge dalla ricerca è che Internet è pienamente integrato nella vita quotidiana dei ragazzi ed è una fonte di grandi opportunità per la loro crescita e per il loro sviluppo. Circa il 40% degli intervistati europei afferma di essersi imbattuto in una situazione o in contenuti potenzialmente rischiosi, ma solo il 12% riferisce di aver subito un danno psicologico ed emotivo in conseguenza all'esposizione al rischio. E in particolare il dato incoraggiante rispetto all'Italia è che sia l'esposizione ai rischi sia l'incidenza dei danni è ancora inferiore, per cui solo il 34% dei ragazzi italiani ha fatto esperienza di uno dei 7 rischi che abbiamo indagato, che sono appunto pornografia, bullismo, sexting, violazione dei dati personali, addiction e via dicendo. In particolare la ricerca ci ha permesso anche di portare alla luce alcuni falsi miti sull'uso di internet da parte dei ragazzi, che sono diffusi anche nel senso comune e nelle rappresentazioni mediali del tema. Cominceremo oggi dal primo grande mito sui minori e internet, che è quello dei nativi digitali. Si sa che i ragazzi iniziano a usare le nuove tecnologie sempre prima. Dai dati YouKids Online emerge che i ragazzi italiani usano internet a partire dai 10 anni in media, ma se guardiamo il Nord Europa l'età si abbassa ai 7-8 anni e quindi si prevede anche nel nostro paese un abbassamento. E per questo approccio in età molto bassa alle nuove tecnologie hanno una facilità e una familiarità che a volte spaventa i genitori, che si sentono inadeguati e imbranati rispetto ai loro figli. L'idea di nativi digitali non è del tutto vera, non è supportata dai dati empirici. Infatti i ragazzi non sono in grado poi di fare tutto online e soprattutto hanno ancora bisogno dell'aiuto di genitori ed educatori per imparare a gestire la propria immagine online, per imparare a usare internet in modo sicuro, per imparare anche a valutare in modo critico le informazioni che possono trovare online. Nei prossimi video vedremo anche gli altri 9 falsi miti.